the train to Terminator. La stazione Termine non è come quella di Palermo, capito? Qui è una stazione che non finisce mai. Quando esci da lì rimane proprio a bocca aperta. Io poi sono venuto nel periodo nel 69, quindi quando sono arrivato era il periodo dei minigonne, sono rimasto con l'occhio così, dico ma che è qua? Oh? Allora e piano piano poi mi sono abituato e sto bene. Io sono venuto qui a Roma così per scherzo, poi c'è stato un cugino mio alla stazione Termine che mi aspettava così e dopo un paio di giorni io vado via, dice ma che sei matto, dice rimane qui a Roma, che è così, dopo 2 o 3 giorni già lavoravo a Centocelle. Poi invece sono venuto qui all'Esquilino e da lì c'è stato un barbiere che era dal 1936 addirittura che faceva questo mestiere e quando sono arrivato io... Era una zona bellissima perché ci stavano un sacco di artigiani che lavoravano nella zona per un po' d'anni. Poi invece c'è stata una rivoluzione che non finiva mai perché non c'è stato rimpiazzo da parte dei figli, quindi la zona era vecchia. Un po' sono rimasto solo come attività perché adesso ci stanno tutti indiani, bangladeshi, cinesi, c'è di tutto e di più. Però non è che danno fastidio, a me non mi hanno dato mai fastidio. C'è rimasta solo la farmacia e basta. È il barbiere tradizionale perché io ho questo negozio che è d'epoca. Ma sei rammata? Perché sto in bianco? Qua. E il primo giorno che sono arrivato a Roma ero giovane, avevo 22 anni, quindi stavo bene. C'avevo pochi soldi perché sono venuto che c'avevo 14.000 lire, mi ricordo che il treno costava 7.200 lire, quindi ero un pochettino, dovevo stare attento, capito? Però ringraziando Dio stavo bene perché ho lavorato subito. Diciamo, è un barbiere più particolare, ma il barbiere tradizionale di una volta non ci sta più. Adesso non si fanno più perché prima di tutto non c'è tempo. E secondo perché potrebbe essere anche una spesa, perché se tu esci la mattina per farti la barba e poi devi andare all'ufficio, quando ci vai all'ufficio? Se quando vai dal barbiere c'è mezz'ora, un'ora da aspettare e poi che fa? Tutti i giorni vai dal barbiere a spendere 5, 6, 7 euro? Allora la barba se la fanno da soli, i capelli naturalmente se li fanno ogni 2-3 mesi, quando vengono tanti, ma se li fanno i capelli corti che fa caldo, lo shampoo non se lo fanno, capito? Perché? Perché la zona è vecchia, sono tutti anziani, la gente va via, la gente muore, questi anziani, e i giovani se ne vanno. Io adesso vado in pensione, è una fortuna che ci sta anche mio figlio che ha preso questa cosa di fare il barbiere, pure bravo, e sta lì fino a quando diciamo glielo permette perché le spese sono tante e non lo so se ce la fa, però uno avendo un mestiere in mano io penso che non si morirà mai di fame.